Bentornati, bentornati a questa che è il nostro consueto appuntamento con Medicina Regione Lazio. Abbiamo in studio con noi oggi la psicologa psicoterapeuta della cooperativa sociale La Coccinella, un progetto di professionisti a servizio della persona. Abbiamo con noi la dottoressa Antonella Grande, benvenuta. Grazie, grazie per l'invito. Grazie, grazie a lei di averlo accettato. Allora, iniziamo un po' a chiacchierare, insomma, di quella che è la sua vita e la sua attività soprattutto, e in merito a questo, da quant'è che la sua attività appunto è in essere? Allora, io esercito la mia attività come psicologa e poi successivamente come psicoterapeuta da circa 15 anni e la svolgo sia in attività clinica privata che anche in ambito scolastico con esperienza decennale. Quindi insomma ha già una bella carriera alle spalle, complimenti. Sì, grazie. Le posso chiedere, rimanendo un pochino nel suo, come mai anni fa ha scelto proprio questa strada? E il mio intento era quello di aiutare e supportare gli altri e soprattutto di supportare le famiglie, i ragazzi e gli adolescenti, e quindi ecco perché poi ho scelto l'ambito psicologico e poi perché ho scelto la psicoterapia soprattutto in maniera specifica sistemico familiare. Quindi... Bene, adesso andiamo ad approfondire anche dei discorsi importanti, di modo che così anche i nostri radioascoltatori possono captare e poter trovare consigli da quella che è la sua comprovata esperienza. Allora, oggi parliamo di cutting. Chiedo a lei, ovviamente come professionista, di darci una definizione di che cos'è e quando accade. Allora, il cutting è una forma di autolesionismo, non suicidaria, però comunque è un gran campanello di allarme e viene percepita come una forma di autolesionismo dove i ragazzi tendono a tagliarsi tutte le parti del corpo, indipendentemente da quali esse siano, con diversi oggetti taglienti che possono essere forbicine piuttosto che lame di temperino. E l'Osservatorio Nazionale Adolescenza ci dà dei dati molto importanti al riguardo, perché comunque ci dice che circa ragazzi iniziano all'età di 11 anni, quindi in maniera molto precoce, e poi abbiamo il 65% sono prevalentemente ragazzi e circa 2 adolescenti su 10 sono autolesionisti, e un dato fondamentale, prevalentemente il 50% sono vittime di bullismo o di cyberbullismo. O che lo sono stato. Addirittura, quindi insomma sono delle percentuali molto importanti. Sì. Ok, e per quanto riguarda, appunto, rimaniamo sempre sul discorso cutting, ci sono questi ragazzi, no? Che poi provocano, appunto, si provocano questi tagli, anche definiti cutters, appunto. Sì. Allora, quante tipologie diverse esistono? Allora, ne esistono prevalentemente 3. Una tipologia che è quel ragazzo che prova tanta rabbia e quindi tende a farsi del male tagliandosi. Ragazzi che invece non provano rabbia, non provano niente, non provano emozioni, sensazioni, non provano affettività, non provano interesse né per la propria vita né per la vita degli altri e quindi si tagliano proprio per provare qualcosa. E invece abbiamo una forma di cutters che viene definita minore, come ad esempio possono essere le bruciature di sigarette o magari graffiarsi. Ecco, queste sono delle forme minori, ma comunque sono altrettanto dei campanelli di allarme che ci mostrano e ci dimostrano che c'è una difficoltà di gestire delle emozioni e delle difficoltà. Beh, poi sicuramente dietro ci saranno tanti altri discorsi, no? Molto, anche molto più profondi, sarebbe da parlarne veramente. Sì, veramente tanto. Per tanto, sì. Come mai avviene questo fenomeno, dottoressa? Allora, avviene perché questi ragazzi hanno di base una difficoltà di gestire le loro emozioni. Ciò che mi dicono prevalentemente questi ragazzi è che tagliandosi è come se con il taglio fuoriuscisse questa sofferenza, e quindi la sofferenza fisica è inferiore rispetto alla sofferenza interna. Quindi in realtà poi è quello che percepiscono loro. Percepiscono loro, in maniera che poi però perdono automaticamente il controllo della situazione e non riescono più a gestirlo. E quindi è come se fosse una loro modalità costante di gestire le sofferenze, ma parliamo di sofferenze che può essere litigio con i genitori, può essere un brutto voto a scuola, però sono delle sofferenze che per loro sono enormi, però non hanno gli strumenti idonei per poterle affrontare. Bene, e ci sono dei modi, insomma dei consigli che possiamo dare anche ai genitori di questi ragazzi per poter, non dico risolvere la situazione perché non è ovviamente semplice, ma tenerla sotto controllo in qualche modo? Allora, dobbiamo pensare che questi ragazzi sono prevalentemente chiusi nella loro stanza, è difficile che i genitori tendano a scoprirlo. Ciò che è fondamentale naturalmente in tutte le relazioni familiari è quello di dialogare con i propri figli. Poi osservare, perché questi ragazzi comunque danno dei segnali. Il segnale è la chiusura, maglioni,
maglioni larghi o comunque pesanti quando magari il tempo non lo prevede. La chiusura per coprirsi, ma comunque ti danno un segnale che c'è qualcosa che non va. Quindi osservare questi segnali. Un secondo aspetto è quello di, come abbiamo detto, di ascoltare. Ascoltare vuol dire proprio non giudicare. E quindi capisco anche l'impatto emotivo che può avere per un genitore. Quindi non è assolutamente facile, ma bisogna cercare di evitare drammi familiari, giudizio, perché altrimenti il rischio qual è? È che comunque tendano a chiudersi. E un altro aspetto fondamentale è che poi devono essere accompagnati per la parte comunque terapeutica. E un aspetto fondamentale che mi preme sottolineare è l'importanza anche della rete in questo, perché comunque questi ragazzi entrano nella rete anche perché sono invitati da alcune comunità di teenager con le quali comunque confidano il loro segreto. Quindi all'interno della rete questi ragazzi che sono tanto chiusi li trovano invece un sostegno a livello proprio emotivo. Anche apparente ovviamente. Apparente. Certo. E poi al contempo è altrettanto difficile uscirne fuori, e anzi questi ragazzi poi interpretano quelle relazioni come relazioni reali, invece sono effettivamente relazioni virtuali. Beh, perché successivamente si sviluppa proprio una vera e propria seconda vita, no? Sì. In realtà poi quelle che sono le realtà che oggigiorno viviamo tutti a livello social, a livello dei media, sono sempre più sottolineate, sempre più evidenziate, quindi non è nemmeno semplice uscire poi da questa tela. Assolutamente, è difficile. Ciò che può essere importante è appunto che magari questi ragazzi tra di loro anche dialogano molto. E qui rientra per esempio la scuola, no? Mi permetto di interromperla per quanto invece riguarda la prevenzione nelle scuole, cosa ci dice al riguardo? Allora, per quanto riguarda la prevenzione, un'esperienza decennale in merito, e come responsabile del centro, il centro è un progetto della cooperativa sociale La Coccinella, siamo un'equipe di professionisti multidisciplinare, da psicologi, psicoterapeuti, psichiatri, logopedista, nutrizionista e avvocato, e insieme a tutti i psicologi, insieme anche ad altre due associazioni del territorio, ci stiamo presentando in tutte le scuole per cercare di rispondere alle esigenze delle istituzioni a 360 gradi, affinché comunque in ogni scuola ci sia un supporto psicologico. Il questo è rinforzato anche dall'ultimo protocollo d'intesa che c'è stato tra il MIUR e il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, i quali hanno predisposto dei finanziamenti affinché comunque in tutte le scuole ci sia un supporto psicologico, visto anche il periodo che stiamo attraversando. E quindi, come dire, la salute non soltanto una salute biologica, ma anche c'è salute se c'è salute psicologica. Anche per far sì che questi ragazzi trovino comunque anche un punto di appoggio in questi momenti che ovviamente sono molto difficili, della quale sicuramente in quel momento non si rendono conto abbastanza della gravità della situazione. Sicuramente, diciamo che questi ragazzi poi in questo caso del cutting vengono aiutati affinché anche i genitori poi vengano a conoscenza di quello che accade nel loro mondo, e quindi ritornare comunque a un'unicità familiare. E questo, la prevenzione nelle scuole è fondamentale, proprio perché la salute psicologica fa parte della salute dell'essere umano, come non solo quella biologica. Assolutamente, abbiamo fatto bene a dare insomma questi consigli anche alle famiglie che ci stanno ascoltando in questo momento. Allora, lasciamo qualche contatto per chi la volesse ovviamente volesse chiederle consigli. Allora, lasciamo il nome e cognome Antonella Grande, psicologa psicoterapeuta. Per quanto riguarda il cellulare 349 069 0321, oppure 366 10 41 202. I vari indirizzi: via Valle Schioia 178 a Lavinio ad Anzio, via Cavour 4 a Nettuno, via dei Volsci 23 Anzio e Nettuno. Per quanto riguarda Facebook, la Coccinella Cooperativa Sociale Anzio, il centro professionisti a servizio della persona, altrimenti 2M Studio Medico Ecografico. Per quanto riguarda i vari indirizzi mail, grandeantonella@gmail.com, il centro @cop con 2 O, la coccinella.org. Io ringrazio tantissimo la dottoressa di essere stata qui con me, sono stati preziosi i suoi consigli e le mando un grandissimo saluto. Grazie per mille. Quanto riguarda invece noi, restate lì, torniamo a breve con i nostri approfondimenti. Grazie.